Ci diamoci. Sì, dai. Ci diamoci. Startiamoci la legacy. Ora. Mamma mia. Ah. Ma è solo in inglese il gioco, vero? Sì, i miei doveri alla mia famiglia, sì. Mi sembra di sì. Sono partiti i titoli ma di coda. Sono leale solo a me stesso. Di coda. Non so, ma due volte? Perché quando stai un po' lì a menartela ti partono i titoli di coda. Sì, mi sa di sì che sono in inglese. Era attivo come... Guarda come si salta in alto. Come mio nonno negli ultimi istanti di vita, più o meno. Quindi però. Siete proprio partiti. Sì. Io ho il mio personaggio che sta per entrare nel castello. Sì, sì, anch'io. Entriamo. Premo X e salta 10 minuti dopo. Vabbè, non so come mai. A me no, a me va bene. No, per me è perfetta la sincronizzazione. Ce ne freghiamo del background? Sì, a sto punto. Ma sì. Ormai ho letto il titolo, ho letto quello che è successo, ma va bene, basta. No, ma tutti i giornali del principe. Sì. Dei giornali, sì. Quasi l'ho tralasciato nella serie, per dire. No, io perché sono un uomo di merda. L'ho provato a tradurre al volo malissimo. Sì, infatti anch'io dopo qualche tentativo fallimentare ho detto anch'io. Magari no. Comunque, prima stanza mini boss, perché è gentile questo gioco. Ah, ma no, ma io sto facendo il tutorial, siete delle merde. Ma l'abbiamo detto, Ho iniziato la nuova legazia. No, nella nuova legazia non c'è il tutorial, è prima della nuova legazia. No, io ho fatto Open New Legacy e mi è arrivato... È dato normale. Finito, te, prego. Ho battuto. Di cose normali, queste poche nella nostra carriera. Io so i due maghi come mini boss, magari vado via. Un po'. Che macello. Come che te lo dico, qua stamattina c'era la live imminente tua con 11.000 visual. Ma come, che cazzo? Che stai a di? No. Ma come? Andrea Tatta, benvenuto. Dovevamo fare un death count. È vero, vabbè, lo terranno loro, secondo me, lo tengono loro adesso. Io sono uno, segnate, uno. Sei già morto? Però ho fatto un fottio di soldi, credo. Il mini boss che purtroppo non sono riuscito a ucciderlo, sono scappato. Sono morto anch'io. Sì, lui è seguro. Ma se sei partito dal tutorial, se contiamo muori prima te, probabilmente. Ma quando inizi? Quando avete iniziato? Tipo 30 secondi fa? Sì. Guarda come viene a fare la punta al cazzo. Sì, come meglio di noi. Come mi diverto. Schifo. Più avanti. Aia. Allora, aia. Come si chiama il tuo primo serro, Norri? Come si chiama? Sì. Lady... No, quello che è morto? Sì. Come cavolo si fa a vedere? Te lo dico dopo, perché adesso non posso... Guardami quando devi scegliere l'erede. Il mio sono... Sir? Lì. L-I o L-E-E? Perché lì ci stiamo molto. Come il coreano, giustamente. Anche lì, normale. Vabbè, sì, in effetti. Ma sì, ce l'avevo finito Rogue, però mi sono infilato in questa live. Così, ho deciso di entrare e faccio, ho fatto il... fatto il rovinio a festa. No, scherzo. Ecco. Scherzo. E poi mi offendo. Più o meno. Piangere. Scherzo, bene o male. Aia! Sono morto. Oh, un coglione! Sei una merda! Però ho fatto un casino di soldi. Non sei degno della nostra 40. Stima. Ho fatto solo? Io no, io ho sbloccato vita e poi il... Io ho fatto ben 100 fabbro. Monete, per no, dire. Anch'io, no, sì, dopo vita e fabbro ho fatto 40. Ok. Ciao, Caronte. Ho fatto 100 monete. Caro, non posso sbloccare niente, tra l'altro. Occhi di ghiaccio. Io comunque adesso voglio un meme della canzone Occhi di ghiaccio con una spada. Daga di ghiaccio. Ma al momento però l'abbiamo visto soltanto noi. Cioè l'hanno visto soltanto una ventina di persone. 6-7 persone. Però c'è pochi ma buoni. Cioè. Anche no, qualcuno che fa immagini. Sì, come infatti. Ci fosse. Ala. Non ricordo se Steel Notte Dragon o Ala. Sì. Ala, credo. Bravi ragazzi. Come faremo senza di voi? Sono morto di nuovo. Marty sta tenendo il conto. Infatti. Ah, c'è anche Marti? Sì, c'è anche Marti. Sì, è stata tipo la prima compagnia in chat. Adesso io faccio un voto. Che ogni volta che troverò dei personaggi pelati, li prendo. Okay. Mi piace. Sir Cowan, vieni qua. Legacy Bold Edition. Sei ufficialmente dei nostri. Io faccio anche... Il drop... Come cazzo sono? No, enable quick drop? Non mi ricordo se lo tenevo acceso o no.
Che cos'è che fa l'enable il quick drop? Che non Quello avevo mai che capito. devo, se fai basso, devi fare basso più sparo, più basso Più più sparo invece attacco. che basso e basta. Non mi ricordo più se lo facevo. No, è qui. Ah, provo a No, metterlo. standard è basso più salto per scendere. Ah no, sì, io tenevo così, lo tenevo così. Mi ricordo ora Vediamo se adesso che era un po' faccio più fastidioso scendo. non tenerlo Oh, così. mi piace. Il quick drop è buono di brutto, cioè basta puntare giù e ti fa la spadata. Sì, ma con il mio joypad marcio, poi vado giù quando non Non sono devo. abituato io. No, io ci sono. Ci uscivo di testa per la spada, sempre. Era Facciamoli due uscivo da soldi. qui. Aia. Devo ritornare a giocare con Joyce, perché ho sempre con la tastiera. Porco. Qual è Ah, il giocavi con la vostro. tastiera. La vostra classe preferita? Classe Spelunker. preferita? Spelunker per i soldi? Ma A me dai, ma che piace. sorpresa. Mi piace un sacco il barbaro perché ha troppa vita, io prendo troppi danni, quindi è l'unico con cui riesco a fare partite di una lunghezza No, decente. però a parte gli scherzi, oltre al fatto dei soldi, mi piaceva tantissimo il ninja, lo shinobi. Sì, quello era bello. Contro alcuni Minchia. boss, se riuscivi a colpirli un Facevi po' di veramente i fila. danni della vita con lo Sì. shinobi. Io alla fine, quando l'ho finito, per i cazzi miei, cose varie, che bravino, mi piaceva un casino il Lich. Ah, anche è vero, il Lich King è fortissimo. Ma è quello che Però. partiva con poca vita, più nemici uccidevi, più vita avevi. Sì, e poi se usavi la tua abilità speciale la convertiva in mana. Sì. Esattamente, Sì. poi potevi convertire tutto in mana, era favoloso. Comunque non mi ricordo adesso che avevo tenuto il quick drop, perché sennò qua è Sono ingestibile un morto. attimo. Due. Ah, due. Pippa, Però. buh, basta. Ho vinto tutto. Anche io ero Provato. Sir Lee, comunque. Sir Kenny. No. Tre. Cioè, Kenny o Jenny? Cos'è? I tre porcellini. Kenny, Jamie e Pammy. Kenny, Pammy. Pammy. Porco. Dimmi, dimmi, Fanny. dammi, dummi. Fanny, ma inteso come termine. No, Mac. Mi è piaciuto il. È Mecca. inglese. Fermo lì, non dire nient'altro. Ma perché volevo un dominio te? Perché no? È inglese, è inglese. Sì, anche Pussy è inglese, però non è che è inglese così a dire, È facciamo. americana quello. Ah, mi scusi. Capito, c'è il problema che Venezia. Mica fa la punta al cazzo comunque. Sto Brian mi scrive. sbloccando troppa roba. Brian mi scrive che è il karma per quello muoio così tanto. Sono d'accordo. È sempre Aia. il carico. Diciamo che perché vi voglio bene non voglio pestare sulla tastiera. 300 male. mana, Quindi perché devo mi usare fa il fare joystick. questo? Già, lo sai che ieri stavo sentendo. Ho visto la puntata di coso? Di XCOM. Ma sai che si sentiva meglio il mio audio su coso che il tuo dal microfono? È incredibile. Il tuo adesso cosa? Il mio audio è. In proxy via coso, via Skype, era qualitativamente maggiore del tuo via tuo microfono. Era È, incredibile. no è normale, Sì, non vabbè, sembra ma niente. minchia. Bisogna fare qualcosa. Dobbiamo partire con la campagna. Regaliamo un microfono allo Zetto. No, l'ho As soon as provato un possible. microfono, l'ho provato. Sono morto. Da Troni c'è uno della Trust a 22 euro. Ma Ci porca sono puttana, ma paragoni. dai, ma su. Cosa? Ma Un quello della giorno mi Trust da 22 compro. euro, ma sei vergognoso. Oh, senti, non c'ho 100 Ma meteoro. avevi visto lo snowball a 60? Non ce li ho 60 adesso, 20 potrei averceli. Ed è l'unico che fa soldi questo, Esatto, su è quello che fa soldi, tra YouTube. l'altro. Che vergogna. Ma li uso, no? In droga, forse. Vedi. Può essere, non è che non può essere. Quanto Può stiamo essere. streamando? Da più o meno 10 minuti scarsi. Sì. Ho preso Cos'è? l'upgrade per la Cos'è? spada e ottima Anch'io. scelta. La mia classe preferita è lo sbarbaro, dicono. Lo Il mio preferito era il paladino, sbarbaro. aveva un botto di vita e faceva un danno gigantesco. Il paladino Wow. sì, non è che facesse proprio un È danno della vita, però meglio. era È un buon meglio. personaggio. Morto. Ho trovato il primo boss, che faccio? Ci provo. Ma non ci Ok. credo No, ciao, neanche. stop. Tu Sono a provaci livello pure, ma. 8. No, vabbè, meglio di no. Tanto mi sono preso i suoi soldi.
Prendiamoci il nano. Che è sempre ignora. Il nano quanto tempo? Devo vedere la chat, ma nel frattempo devo tipo giocare, quindi è complicato. Tipo. Che faccio, prima o poi, a leggere la chat. Tra una morte e l'altra date un'occhiata alla chat, perché sennò... Sì, no, di solito appunto. Io la sto leggendo anche mentre gioco. Perché lui è però... Fa il figo, lui. Perché lui fa il figo, Benì. Perché io ci tengo. Ma cosa ci tieni, che l'altra perché volta voi abbiamo valete. Curato il fatto che non te ne frega un cazzo della chat. Quando? Mi ricordo, però c'è stato un momento in cui dicevo non gliene frega un cazzo della chat, non gliene frega un cazzo, mi ricordo quel momento, ma non mi ricordo quando. Fate sempre partire dissing contro di me, perché... Esatto. Pensa a Westworld. Te ti lamenti, pensa a Westworld. Io sto sempre con voi, Lili. Pensa agli insulti che si sta prendendo Westworld adesso, che in Borgunzia riunita, da chiunque, esatto. Gli insulti siamo un po' meglio. Continui. Ma continui, non c'è un momento in cui non si prende l'insulto da qualcuno. A Paschetta fate Jack Assess? Certo. Certo che sì. Perché no? Adesso no, no, io non ci sono. No, beh, no, avevo organizzato una grigliata devasto, solo che piove, quindi... Vi è andata bene, ragazzi. No, ci sarei stato comunque perché non era la sera la grigliata, però non so in che condizioni. In stato devasto. Esattamente, bravo. Grazie. Comprendo. Dipende dai punti. Di vista. Come è stato scappannato. Ah no, ci sono le spine. In the scappanna. Ok, con Select si vede la mappa. Comunque sì, 4 morti, sto tenendo il conto anch'io sul foglietto, vieni tranquillo. Morto anch'io. Ma la vita dov'è? Non c'è perché questa abilità, questo qua aveva l'abilità di. La grande abilità, il grandissimo tratto di nascondermi la vita. Allora, gigantismo flessibile. Ho anche vita e mana. Ho un mago con peripheral arterial disease. Porca miseria, peccato. Io penso che il boss mi ari duro. Eh no, però con PAD è anche peccato. È un peccato, è veramente un peccato. Perché non lo prendi, scusa, il mago con PAD, scusa? Eh no, sì, ma perché è uno spreco, devo usarlo per il boss. Non c'è. Tra l'altro sto mago ha anche l'abilità di merda. Vabbè, lo stesso. Boss! Kdir, figlio di Khmer. Ho fatto una cacata, però forse... Troppo piccolo questo personaggio. Bravo Zetto, vai sempre a risparmio. 1290 sto facendo, porco. Madonna. Ho rischiato di morire nell'immediato perché c'era un enorme mostro gigante a tre teste. Il nano è carino, il problema è che ha un raggio di colpo della spada tipo nullo, non è zero, è meno. Questo stavo pensando, al di là di contare tutto, basta che prendiamo a rivedere tutti quelli usati. Eh sì, però non lo sbatta no, di contare. No, poi a un certo punto arrivano veramente a 200, è un casino, cioè nel senso. Ah, soprattutto. Non è sempre... Ma la vara del manda, La vara del manda. No, stavo per ucciderlo, peccato. Va bene. Comunque col paladino si uccide facile il primo boss, non tanto, sai? Cioè, sì. Ma stavi andando contro il primo boss? Eh? Sì, sì, lo stavo. Avevo già un. Gli è rimasto tipo un quarto di vita. Di tutto prima di morire. Ora posso morire tranquillo. Non è difficile. 5, sì. Sto contando. Morto anch'io. Un genovese tirchio, strano, vero? Ma chi ci rimette i soldi nei lampadari? Esatto. Sono abbastanza d'accordo con te. Aspettate un attimo, che spengo merda. Mubot che continua a dire tipo regaliamo cazzate. La nonna. Che continua a dire cazzate. Domani regaliamo la Sir nonna. Sir MacLeod è morto. Oggi perdonateci, ma. Cos'è? Paladino. Ma... Faccio anche il capitalista di merda. Ricordo che se volete donarci anche una somma molto. Inferiore a quello molto che ingente ma ci sono sotto i nostri profili di Twitch ci sono i tastini per poterci donare oppure punto esclamativo dona e siamo a posto così. Allora devo togliere Mubot, scusate un attimo. Ho un personaggio completamente grigio, non capisco perché. List, via. È molto sull'azzurro però
350. A posto. Ho fermato la ho fermato il pazzo. Ma è strano perché cioè, posso cambiare di armatura, elmi e tutto, ma rimane sempre lo stesso colore. Mancano 5 monete. 5. Anche a me, per comprare una runa magari. No, è per comprare l'elmo. Ah. Sono pelato. Ho comprato l'armatura e la spada. Mecca è la partner, di che cosa? Di YouTube, immagino. YouTube, fare. Sì. Da mo, però non certo di quella di Twitch. Ci ah, potrei okay. provare, è, ma non è tornato credo. Colorato. Ciao, Knight. Era un bug. Knight. Vero che carino il pinguino? Cliccate sul pinguino, cliccate sul pinguino. Sembra uno di quei pedofili che tipo... Wink, wink. Vieni nel mio van. Wink, wink. Cliccate sul pinguino. Wink, wink. Il famoso camioncino dei gelati di... Dove hai le gacci per legare i bambini che vanno. Bambini, per la sera di sera. Ovviamente. Okay. Ovviamente, quando cazzo si sbloccano le rune? Mi serve lo scappo. Io ho trovato un gelataio, tra l'altro, visto che a voi potrebbe interessare. Ho trovato un gelataio, più buono del mondo. Ho trovato un gelataio più buono dell'universo. Dove? Che è da... come si chiama la via? Adesso te lo ma dico. Nei vicoli? No, no, non nei vicoli. È da... da via Ferreggiano. Quindi se... Ah, ah. Proprio dietro l'angolo. Veramente roba... Mamma mia. Mamma mia. Ma ce n'è, c'è anche uno molto buono a Prato. Sì, ho capito Otto. Quello che dici. Sì. Sembra più vicini, raga. Ma sei tu che sei nelle praterie, cioè, non è... Te scherzi, qua a Sestri c'è una gelateria che era tipo prima in classifica su TripAdvisor nella categoria ristoranti, dai, tipo. Perché non esisteva la categoria gelatai e quindi tipo ristoranti. Ma fa gusti tipo gorgonzola, tutte queste cose qui. Però è buona di brutto. In quella lì prendo sempre i gusti. Che cazzo di gusti prendo? Prendo Sacher e. Perché sono semifreddi anche. Sacher e cannolo siciliano. Veramente io ci muoio dietro. Mamma mia. Cioè, molto buona nei vicoli, ci siamo passati davanti ogni tanto. Sì, l'ho visto, non so quale vicino alla piazza delle erbe? Vicino alla piazzetta di Shamim. La celeberrima. Ma io ne sapevo uno sopra. No, c'era quello in piazza delle erbe che un tempo era buonissimo, poi hanno cambiato gestione, ha cominciato a far cacà. Ma a me piace. Porco, un tempo è a livelli superiori. Elevati. Elevatissimi. Oh, sono morto OCD, come un coglione. OCD, paladino con OCD, dai. Paladino con OCD mi piace. Potrei cominciare anche a cambiare due armi, forse. Potrebbe essere poi il momento. Beh, qui. Ce l'ho. 250 per un'arma migliore, va bene. 300. Il faro bus, ora mi ricordo. È un po' difficile seguirne tre contemporaneamente. Lo so, cioè, si è infilato qualcuno, eravamo in due. Ma anche due, cioè, nel senso, è arrivato uno, ha deciso di infilarsi, quindi io lo so, cioè, veramente. Veramente, io non... Vabbè. Amo queste situazioni. Vero? Oh, io sono patriottico e rimango da Norautos, grazie Andrek. Non vogliamo un cazzo. Non vogliamo. Lo sai che quando dice non vogliamo un cazzo? Esatto. Cioè, ma che minchia vuoi? Il momento in cui dice non vogliamo un cazzo è finita. Vi invito a fare una serata con la mia gente. La mia gente. Che ho detto così un po' paura, devo dire la verità, lo fa, eh. È quello che deve fare. Ha anche di minaccioso la vita. Ma scusa, non capisco, ma la tua gente è i coreani o la tua gente è i tuoi amici? Nel senso. Quelli brutti. Quelli che fanno gli stati. Se no, in realtà non ho. Vabbè, sì, qualcuno di Sesti. In effetti, i peggiori sono di Sesti. Sì. Vedi, è la tua gente. Con due G tra l'altro. Ma perché è provincia? Cioè, che cazzo vuoi che abiti a Regina? No, io vivo sotto Regina. Sotto Regina. Perché continua a dire, ma sì, ma non sono di origine, sei solo... No, io non ti voglio, nel senso, stai nelle tue zone di origine. Ma secondo me neanche Regina ti vuole.
Ma in effetti se veramente sto pezzo qui di strada è tipo boh. Si è nel nulla. Sei apolide. Sei un apolide. No, è tipo conteso perché noi che copriamo Regina non copriamo questa strada. Capito, ci sono le guerre gang. La coprono perché gliel'hanno detto. La giurisdizione non copre questa zona, quindi è terra. Sono di già nessuno. State 4 sparatorie in questa settimana nel quartiere per determinare chi domina. È tutto legale, tra l'altro, pensa a te. Lì è tutto legale, sto per morire, però ho preso la cassa. Con Night Sword. Edoardo abbandona la mia life per andare da Norotus. Norotus! Sono scelte, nel senso, sbagliate, ma sono scelte. Sono scelte perfette, ragionate, geniali. Ragionate soprattutto. Ricordo che se non riuscite a vedere Twitch c'è anche YouTube. Se non riuscite a vedere YouTube c'è anche Xbox, c'è un po' qualsiasi cosa. Potete seguirci un po' come cazzo vi pare. Guardate come siamo. Sono morto. Come siamo multitasking. Il punteggio al momento è 4 Norri, ora 6 Mac e 6. Com'è, bitches? Ma chi è più avanti in tutto ciò? Esatto. Io sono a livello. Sono all'11. Adesso te lo dico. Sono morto. Moto dico. Karma. Sono a livello. Chi lo sa? Enchantress. O l'architetto. Enchantment, direi. Sì. Ah, che stupido, devo prendere la spada. Sono un coglione. Vabbè, non è ancora la spada a livello 1. Sì, ancora la spada di merda. Sono a livello 10. Io. 11. Però tipo l'equipaggiamento completo. Scusami. Ah, non c'ho il mantello. Però rune. Cos'è che ha di base di rune? Ah. C'è scatto e doppio salto. Ti consiglio scatto. Sprint. Sì. Però 175. Mi serve la calcolatrice. No, davvero. Sei un ingegnere, cazzo. Gli ingegneri non sanno fare i calcoli. Vado a prendere la calcolatrice. Sei ciao, o Krang. Ciao, Krang. No, rispondi te che mi confondo sempre. Seriamente, ingegneri non sanno fare niente proprio. È andato a prendere la calcolatrice, adesso è arrivato e puoi fare la domanda. Guarda. Che domanda era? Ponente o levante, che io ricordo male. Cioè c'è il mag. Sì che ponente, però che santo terrorizza Dio. L'Occidente. Che terrorizza l'Occidente, tra l'altro. Visto, te lo puoi ricordare con la filastrocca. Infatti me lo ricordo solo per quello, Se prendo questo rimane 315, con 315. Ma scusa, non dovrebbe essere sesto il levante se... No, è opponente. Raga, il levante che scusa, il levante che terrorizza l'Occidente, non è il ponente che che cacchio dite, gente? Storicamente. Ma scusa. Se sono opponente, sono occidente e lo terrorizzo. Ma no, scusate un attimo. Il sol levante terrorizzava l'Occidente. Parliamo di storia per qui. Ma cosa c'entra la storia? Capito, se sto opponente terrorizza l'Occidente. Poi quando ci espanderemo, cominceremo a terrorizzare anche Levante. Ci stiamo organizzando, cioè non so che cazzo gli devo dire. Non capisco. C'è una filastrocca di merda, Fred. Penso, che è storia e cultura. No, ma era così, però. Vabbè, fa lo stesso. Oh, finalmente ho trovato un mantello. Fred, ma l'orientamento... Zero, di orientamento. Io uso l'orientamento, non sono proprio neanche della sua religione, per dire. Ma perché? Tu hai una religione? Certo. Qual è? Lo zettesimo? Bob. Sono seriamente detenuto. Ah, Bob, hai ragione, scusa, dimenticavo Bob. Dimenticavi Bob, per dire. Aia, ho preso un danno da idiota totale. Perché sono seriamente tentato di convertirmi al pastafarianesimo, che... Pastafarianesimo? Ah, c'hanno i biscotti, Che c'hanno la droga. C'hanno la pasta. Non quella pasta. C'hanno non quella, ma... C'hanno le paste, il pastafarianesimo... La pizza. Sono sempre 6 e 5, sì, siamo 6 e 6, direi. Ah no, Nori è 5, sì, hai ragione. Io sono a 5. Le preghiere dicendo ramen, dai, è geniale. Io sto riprovando il boss. Ma perché devi perdere tempo con il boss, che tanto non sei ancora in condizioni? Secondo me ci dà di brutto. Tanto guarda, alla fine si è voluto invitare per poter dire che vince lui di nuovo. Guarda, se vince lo schiantiamo prima che batta l'ultimo boss. Gli tiro giù il server di Discord, guarda, piuttosto. Come fai? No, guarda, io sono un so hacker, d'altronde, quindi posso fare tutto.
dove cazzo è il boss che devo prenderti il ti devo pollare il pollo, per favore, no. Oh, primo danno contro il boss preso. Perché se tu hai Peripheral Disease, allora il primo boss potrebbe anche essere attuabile. Perché? Senza... Come perché? No, se hai quello perché che il primo boss è il coso, c'hai cioè il... C'hai i bordi con le spine, quindi di conseguenza... Vabbè, ma mica ci vai sui bordi. Beh, ci puoi anche stare sui bordi ogni tanto, può succedere. Ah, ma io c'ho la fare che rompo le robe, basta passarci vicino. Ho vinto. Ma capito? Che cazzo? Ma l'invito da te. Ma no, veramente, io la prossima volta. Per non danno solo. Io te lo dico, ma. Cioè, la prossima volta che si vuole invitare, faccio leggere la chat. Solo la chat. Bacina Levante usa Ponente. Lo sappiamo, ma non è quello. Non c'entra quello. Non c'entra. È la stocca che dice che se stri Ponente te lo usa l'Occidente. E non si molla un cazzo, tra l'altro. Mentre se si levante, pericolo costante, tipo. Se si levante sono tutti dei ricconi di merda. No! Ricconi, ha detto. Ah, ricconi. No, minchia. Meno male. Non sono mica Edo. Ho avuto paura. Corri! Ho avuto tanta paura, devo dirti la verità, eh. Immagino. Mezzetto po' una. Grazie, Paolo. Azzo por... Facendo il giochino delle lame. Cos'è? Ah, il giochino delle lame. Io mi sto portando a casa 1030 monete così. E adesso voglio vedere chi cazzo c'ha qualcosa da ridire la prossima volta che faccio l'upgrade. Allora, dove andiamo? Su. Ma veramente volete arrivare fino a Johannes? No, beh, arriviamo fino a che... No, arriviamo fino a Johannes e basta. Che cazzo dite? Se vuoi, nel senso. Io non c'ho un cazzo da fare stasera. Tutto. Ma io stasera forse sono nei vicoli, per dire. Ma dai, ma davvero? Quando si dice, oh, Naruto sei il primo che molla. Una settimana di fila, fra un po' mi ricoverano. C'è già il posticino in... oncologia. Non lo so, qualcuno che si occupa del fegato. Alcologia esiste. Sì, è un reparto per te. Reparto per me. Salve, doppio boss. Convertiamoci tutti al culto di Cthulhu. Oh, troppi soldi. Allora, vabbè, ne ha 3000 per forza perché ha battuto il boss. Quindi, allora, barbaro con gigantismo gay. Oppure, barbaro che ci vede un cazzo flessibile. Dai, prendo il barbaro con gigantismo. Stasera, Marti, vai a un escape room. Bella. Dove fanno cosacce? No, non credo. Lo so, però. Oh, Sir Keima, The Legendary Barbarian Knight. Spada, intanto. Poi. L'elmo. 1120. 520 maestra 500. Come cazzo lo investo? 420. La K, vampirismo, no. Adesso spocchiamo sto scenario. No, sì. Mica devo prendere il mago pazzo solo perché è pelato. L'hai detto tu, eh? Sì, no, bene. Sono cazzi. Potenziamo i maghi. No, per 20 monete. Non posso prendere il doppio salto. Non sarebbe un escape room se facessero cosacce, ti pare? Ma dipende. Ma perché nell'escape room si fanno le cosacce veramente? No, perché me lo potevate dire. No. Potevate sì, però ci andiamo solo noi tre. Solo in quelle belle. Potevate dirmelo prima, cazzo. Poi si puoi farti due o tre partite di Darkest. No, mica, no. Ci hanno sempre mentito. La settima morte, Marti. Allora, Magic Damage Up? No, mi metto un po' di vita, su. Dai. Su con la vita. Capocciata secca. Ma mi sono preso 15 danni per prendere una monetina. 15 danni per dire 15 volte danno. E la 7000 arriva sul mio canale di YouTube, fa palpatina furtiva e torno da Norri. Via. È venuta a tirare. Grazie Emma per la palpatina furtiva. Mi ha fatto piacere. Non hai idea di quanto, guarda. L'ho sentita proprio, eh. Sì, hai sì, credo. Infatti mi sono girato e ho detto, cazzo è? Poi ho fatto, Quel secondo di, un sì, pochino esatto. Stupore, un pochino soddisfazione. Esatto, quel nulla che però, che fa piacere.
torniamo. No, che cazzo di danno da imbecille che ho preso. Mamma mia. Mamma mia. Mi sono appoggiato mamma di fianco mia sulle spine. Signora. Ho fatto. Mamma ho dato una facciata di fianco sulle spine. Fai te. Non, poi, non vorrei dire, ma le spine di fianco in teoria non dovrebbero farti male, eh. Però va a far culo lo stesso, capito? Ciao Walter, grandissimo. Ciao Walter, ma si chiama, si fa chiamare Walter o è Walter? Perché io mi sento che dici Walter, ma è, non è Walter o Walter? Allora, io la prima volta che in live ho detto, scusa, come ti devo chiamare? Walter o Walter? Mi ha detto, boh, fai tu. Mi ha detto, Walter, boh. Ah, ecco, quindi lei è stata una tua proposta, fondamentalmente. Sì. Mi sono andato in casa a rendere trappole, sono. Ma porci mondo. Pensavo anch'io, se potrebbe essere sincero. Il primo miner, vai. Certo. Il primo miner non si scorda mai, come dicono sempre. No! Ti ha dato tutto. And who is writing to me right now? Ho 2-3 vodka in corpo. Grande God, si fa così. Come dice Walter, come dice Walter. Walter è la pronuncia anglofona, Walter italiano. E quindi? Quindi Walter. E quindi io la chiamo un po' come cazzo. Capito. È un po' come Igor e Igor. La merda rosa! Aiuto, 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 aiuto. Tutto a posto. Non la merda rosa, niente. Mi raccomando, non ragazzi. Non scordate niente, mai. Tranquilli. Hashtag la merda rosa. Hashtag la merda rosa. Non credo riuscirò a batterlo quest'uomo, vero? No, ma manco per idea, guarda. Ma zero proprio. Ma zero proprio. Andiamocene, va bene, arrivederci. No, non sono sceso in tempo. Cioè, ho trovato Botis in una stanza, ho detto, ma sì, proviamo a battere. Ah, ce l'ho anch'io Botis, lo sto combattendo adesso. Aia. Che cazzo è Botis? È un coso grosso. Che cazzo è? È un coso grande. Perché il mio castello è fatto tipo Tron. Cosa? Tipo le sì, cioè tutte luce. Le pareti sono... O come... Sì, o come... Morto. Sì, è Far uno Cry. Dei... Che danno. Succhiami la puzzana, come direbbe Robotics. Sì, è tipo una delle nuove abilità dopo post-patch. Che tipo, vedi la matrice, una roba del genere. Ma quando l'hanno patchato? Vedi la droga. Non so quant'è che l'hanno... Quant'è che l'hanno patchato. Sarà un annetto, direi, ormai. Sì. Poco dopo la fine della serie. Sì, hanno aggiunto anche una nuova classe. Però se non sbaglio è solo nel New Game Plus la classe. Ah, che bello. È il Traitor. Non ricordo, devo dirti la verità. Sì, sì, dovrebbe essere il Traitor, che è la classe di... coso? Di... Johannes. Argon ha aperto 5 live contemporaneamente nel frattempo. Argon non molla un cazzo, è il nostro errore. Ha scritto nella chat sbagliata. E se è sbagliato di chat, ha scritto una cosa in una chat sbagliata, giustamente. A me aveva scritto dona da me, che non c'è il comando di Mugo. Allora, stiamo confondendo un po'. La troca o la scuma, insomma. La scuma, giustamente. La scuma. La scuma? Ma no, basta, no, Botis, porca troia. Chi cazzo è la scuma, scusa? La scuma era quella della The Scrolls. E la troca in Oblivion in Skyrim. Ah. Tecno da mage, no grazie. Tutti a 8 siamo, ma ha visto che mi ha raggiunto. Mac, what the fuck, non riconosce la scuma. No. Perché Mac è pulito da anni. è da quando ho 8 anni che non mi drogo più. È andato nella clinica di Lex. Come siete dei nerd di merda. Io lo sapevo che non vi dovevo parlare quella prima volta, non vi dovevo conoscere. Non posso fumare. Dei nerd. È una me. C'è una maledizione del riccio che sia, credo sia una citazione a Sonic, però non capisco. Yep. Ah, The Hedgehog, sì. Che tipo ogni volta che prendi danno perdi delle monete a cazzo. In continuazione. No, bello prendere danni da che due palle. Già. Vabbè, tanto poco capito. sì, però per un giorno penso che sia la cosa più brutta del mondo, che ci può essere. Beh, ma io sono generoso e gentile, soprattutto. Un uomo generoso. Lady fare un libro prima Shinobi
L'Henrietta! 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 Gioca a Skyrim senza rubare niente, da quanto è onesta. Io sì, neanche io. Non ho mai rubato niente in Skyrim. Mai niente. Anch'io. Io non ho mai rubato nulla. Ero legale buonissimo proprio, ma di quelli orco. Ma in Skyrim in effetti neanche io rubavo. No, sì, no, un cazzo. Proprio io c'avevo le dinerietta nel frattempo. Me ne sono anche. Se chi in testa gli suoti il negozio con piacere. Ecco, non l'ho mai fatto. Non è che io. No, era volto due più caldo perché non era così facile. Cioè, lì. Ho provato perché una volta. No, io non approfitto dei bug. Sono una brava persona. Io ho provato una volta. Non è un bug, in teoria c'è un secchio in testa. Esatto. Infatti, ho provato il secchio in testa. Ah, ma lui è di Sestri, quindi non è esattamente genovese. Mi scrivono. Ma che cazzo vuoi? Esattamente. Allora. Io adoro la chat. Che Genova Sestri Ponente, per dire. Appunto, cioè, vedi che per di più, senza Sestri Ponente, non andate da nessuna parte perché non ci avete neanche il cazzo d'aeroporto. Babbi de merda. Ma l'aeroporto è di Genova o di Sestri, scusa? La fermata della stazione si chiama Genova Sestri Ponente Aeroporto. Ma è appunto, è Genova Sestri Ponente o Sestri Ponente Genova? O è Sestri Ponente Aeroporto? C'è una barra che vuol dire tante cose. Genova barra Sestri Ponente. Genova Sestri Ponente Aeroporto. Tutto unito, raga. Siamo tutti davanti Genova. E quindi vuol dire che sono di Genova. Allora, se l'aeroporto è di Genova, allora anche Sestri è Genova. No. No. L'aeroporto sì, ma Sestri no. Capito? Esatto, cioè. Vedo che capisci come funziona. Ma vedo perché che non l'aeroporto avete capito è un cazzo. Franco, capisci? L'aeroporto. Sì. Non è Giorgio, quindi. Porca ti vengo a prendere, non sei tanto lontano, ti ricordo, non ti conviene fare queste battute. Sì, ma io conto su quello su cui conti anche tu, cioè la nostra pigrizia più totale, che va benissimo che non andremo mai a casa in alta per la schiaffi. Hai ragione. Cioè, gioco su quello. È vero. Perché se non fossi un piccolo di merda, andrei a prendermi da bere. Hai ragione, ma sai che avevo pensato? Ho detto adesso mi prendo tutte le gazzose che ho in frigo e me le prendo, me le metto lì a fianco perché non c'ho voglia poi di andare a prendere in frigo una volta e mettere in pausa tutto. Più o meno il ragionamento che ho fatto è lo stesso tuo. Sì, Walter, comunque sì, obbligano sempre martedì. Martedì sempre qui, sempre. Allora, Mac, ma ti facciamo una live su Skyrim, ma sorpresa. Chiaro. No, su Oblivion direttamente. Su Oblivion? Oblivion? No, dai, tre. Ma va bene, però. Se ne starebbe. Fatemi i ladri, però va bene. Se fate i maghi sarebbe una figata, così vedono un po' anche come funziona la gita dei maghi. Mai fatto un mago in vita mia. Cioè, facevo anche la gita dei maghi, però ci andavo di ignoranza a spadate. Io solo maghi e GDR, solo maghi. Che voglia. Non esiste altro. Ma quindi Mac, Oblivion, è un GDR. Porca puttana. Dobbiamo parlare, ma prima o poi devo entrare di ignoranza in una live di chat di Dadobax e dirgli, scusa, possiamo rintavolare un attimo la discussione su GDR o meno. GDR perché mi hai fatto GDR un po' incazzare. Questo non prenderò mai questa GDR cassa. O not GDR? Darko puttato! Ah, così era. Cioè. E immagino. Io me la ricordavo proprio così. Sì, infatti, dicevo. Orco puttan. Che è anche un attributo, tra l'altro, mi ricordo. Ah no, erano i vacca puttan. Attributo della vacca puttanga, la famosissima attributo della vacca puttanga. Che non si può continuare perché ai tempi non lo era, ma adesso è particolarmente razzista come. Non era intesa come razzista, però adesso potrebbe essere considerabile razzista. Quindi magari non ne parliamo. Sono l'unico che si ammala sempre nei giorni festivi? Io gli ultimi 14 Natali li ho fatti con la febbre. Ora Kotgar adesso gli tiro una bomba. Ci tiro una granata. 10, dove rotondo? Bene. Ora anche io. anche io. Natale sono stato malissimo. Il mio primo momento di vacanza in un anno, praticamente.
e l'ho passata con la febbre a 39. E adesso non sto benissimo, ora che è Pasqua non sto bene, di nuovo. Ottimo. Yeah. Mago, cuoricino, grazie, felice che mi capisci. Non capiscono niente. E loro, aia, scusate. Mi sono... Ah, io ho sempre fatto personaggi un po' misti, chierichi, cose simili. Chierichi. Cazzo. Ok, oh, grazie. Minchia, è come dire magi invece di maghi, non c'entra una minchia. Magi? Ci sono anche i magi, però. È un'altra cosa. Sono tre, ad esempio. Ma lo sapete che Sabacco farà una live su Twitch l'8 aprile per giocarsi tutto da Souls 3? Sono contento. Ah, oltre Sega di Walter, che proprio al volo ho lanciato. Buon per lui. Sì. Ma cioè, io comunque sapevo che prima dell'uscita in Europa non potessero mostrare più di un terzo di gioco. Più di un terzo, sì. Quindi ha detto che era una minchiata. A meno che non scavalli nell'embargo, allora sia possibile farlo, ma credo che schianti proprio il gioco. Ha detto, sì, perché mi sembra stato bloccato il gioco. Sì. Credo si schianti. Ha detto che l'avevo letto anch'io, ha detto che tipo lo comincia a lotta e si fa una run lunga. Cioè fino a che non ha più voglia. Comunque, cioè, raga, da far capire, perché mi sono anche trovato qualche commento sotto il video dove dicevano: ah, dovete sentire come dice Bilaia o cose simili. Davvero? E diceva dobbiamo flemmare. Dico no, raga, cioè, ognuno fa quel che vuole, non è che mi deve fregare. Anche ad esempio di Dark Souls, bene, buon per lui, cioè non è che ce l'ho con Sabaku, ci dispiace per alcune cose, fine, boh. Cioè non cominciate una faida a rompere il cazzo, perché sennò è proprio, si va a creare quella situazione contro cui noi stiamo remando per YouTube. Anche perché sinceramente non ce ne frega un cazzo di avere facili visualizzazioni soltanto però di insulti e cose varie, perché dobbiamo fare fighe, no? Non ce n'è assolutamente bisogno, anzi, proprio meno ne abbiamo bisogno, proprio zero. Segui Luce Underground, yes, Luca. De brutto, segui Luce Underground. Sono alla puntata 42 di 50 e qualcosa della prima stagione. Non so, poi mi vedo anche le prime. Ora secondo. No, sono un coglione. Sappiamo. Ah, un grande coglione. Ho comprato una spada, ma non posso metterla perché pesa troppo. Sei un grande. Coglione. Sei un glande, si dice. In teoria. Poi. Un grande glande. Sono troppi occhi. Tuo. Troppi occhi per i miei gusti. Ok, perfetto. La monetina sulle spine, lo so, non la posso prendere. Sì, fa veramente male. Ho preso 3 danni per prenderla. Io ho 9 di vita, morirei. Ok. Se vabbè, non lo farei. Muori nel latto. Kdir Smobol, da fuck? Forse ti permette di non pagare. Sì, al prossimo rientro. Esatto. Ma non è più Caronte, quindi? Eh? Cioè, non si chiama più Caronte il tipo? No, infatti, ma che dire, è il primo boss. Ah, no, sai cos'è? Ho capito qual è. È quello che sblocca la modalità, quella super turbo matrice ultra extra plus. Sì. Un casino bestiale, l'ho fatto per secondo. Sì, io non sono minimamente riuscito neanche a quasi a iniziarla. Quella. Ho battuto solo Kdir con quello, e basta. Perché veramente è troppo. Prendono danni ripetuti e violenti, ok? Il lobolo ti permette di permettere di affrontare la versione mio di Kdir, ok? Vedi. Quanti danni del cazzo, ragazzi. Avete visto The Late Show di Yotobi? No. Sì. Com'era carino? Non mi ricordo, mi è piaciuta una battuta e basta. Veramente mi ha fatto ridere una battuta e basta, però vabbè. È apprezzabile, comunque è simpatico. Tentativo di fare, esatto, di fare qualcosa di un po' evoluto, che sia uscito bene, che sia uscito male, che comunque non è uscito male, per carità. È comunque molto apprezzabile, anzi, è proprio caldamente consegnata la prosecuzione, solo perché almeno forse un giorno faremo bella figura anche noi youtuber italiani, una volta nella vita. Solo non fate il mio errore di cliccare su tendenze. Madonna, non lo faccio più. Io ormai quando apro YouTube lo apro solo in le mie iscrizioni. Ce ne sono tipo 2 video su 30 che sono decenti, in mezzo.
2? Beh, già, è già tanto secondo me. Beh, su 30. Shit, shit, shit. Ciao. Ma alla fine hai Shield 21, lo stai guardando, eh? No, non ho ancora avuto il tempo, però lo sto, la sto scaricando. Che cosa, Rec? Hai Shield 21, il... come si chiama? Il porno il, con... il coso sul football americano. Ah, allora io pensavo un altro. Oh, quanto mi piace il nemico scheletro campione che si chiama McRib. McRib. È stupendo. Tanto Argon dice, Argon giustamente chiude la discussione con classe dicendo: già si insultano tra di loro, evitiamo di diventare le persone da insultare. Esattamente. Esattamente. Hai capito tu. Quello che intendevo. Argon come sempre. La voce della ragione. Nonché il mod cattivo per la gioia di Night. Io intanto faccio un po' di moonwalking. Però Argon ti uccide col sorriso, devo dire. Esatto. Ecco, posso dire, state mica sentendo zetto basso o cos'altro. Se mi dite giusto, se mi dite giusto, sappiate che Zetto si sente così con il 39% dell'audio. Abbiamo cambiato programmino, quindi possiamo finalmente settare l'audio di tutti. E io sono al 100%, Norri al 100% e Zetto è al 39%. E si sente tanto quanto noi, per dire. Io voglio ricordare che un certo Mac di Gricherud qualche sera fa gli ho abbassato il volume al 20% e mi stava uccidendo le orecchie. Non dico in caso. Sì, ma stava... cioè, avete Elder Scrolls Online? Sì, ma non ci abbiamo più giocato tanto. A me aveva preso abbastanza, poi. Elder Scrolls Online. A me aveva preso abbastanza. Non ho trovato nessuno con cui giocarci da solo, sinceramente. Vabbè, c'eravamo noi. Sì. No, sai cos'è? Non avevo compito per giocarci. Ah, una grande pecca che è... cioè, potresti giocarci da solo. È quasi visto come dire, se vuoi te lo giochi da solo. Cioè, la cooperatività non è tanto fondamentale. Trattandosi di un MMORPG, è un po' una merdata. Però può essere bello magari andare in PvP assieme a queste cose qua. Cosa ne pensiamo del nuovo Dark Souls 3? Dato che almeno io e Mac abbiamo visto qualche minutino di Northern Lion. Anch'io mi sono visto gli episodi, sì. Io non ho visto solo, ho visto solo il primo, ho visto gli episodi. Devo dire che ci sento, ci vedo tanto, soprattutto a livello grafico, l'influenza di Bloodborne, secondo me. Bloodborne? Questi... sì. Io ci vedo durissimo Dark Souls 1 come influenza visiva. Ok, quello senza dubbio, quello senza dubbio. Però alcune cose, cioè se penso magari anche Dark Souls 1 mi vengono più o spazi estremamente aperti o oppure cose sotterranee, ma particolarmente degenerate. Qua invece tutto dentro, perlomeno qua all'inizio logicamente, questo castello abbastanza cupo, mi ha ricordato un po' Bloodborne, non so come mai. Mi sbaglierò, eh. Mi hai ricordato più Demon Souls, se proprio tra tutti. Esatto, porco. È molto Demon slash Dark Souls 1. Ma, e infatti a me gasa un sacco sta cosa, perché veramente io volevo dare un ritorno a Dark Souls 1. E non lo so, sicuramente adesso quando mi... appena mi arrivano due sghei, lo preordino solo. Adesso che ho visto un po' di gioco, ho visto un po' com'è, cioè non è un nuovo Bloodborne, ma è un nuovo Dark Souls. Che io avevo grande paura che sarebbe stato un Bloodborne però stile Dark Souls. No, ma infatti io non dico per meccaniche, ma per ambientazione. No, ti capisco, ma infatti anche senza voler fare spoiler, hai capito cosa voglio dire. Tu hai visto delle prime Order Lion, hai capito cosa voglio dire. Sì. Quello ricorda molto Bloodborne. Che infatti mi piace, voglio proprio sapere cosa c'è dietro, perché quello è bello, quello è interessante. Volevo dire qualcosa che non mi ricordo cosa fosse. Ah, potremmo dare il via cosa? A una rubrica dove giochiamo a cose a caso al pomeriggio. Adesso Argo Legacy, poi cominciamo Dark Souls Prepare to Die a caso. No, la butto lì. Perché mi vuoi male? Non mi funziona il joystick con quello. 12. Ecco, la giocarci con la tastiera ancora. Io non l'ho mai finito. Sono sempre arrivato a danno. Neanche io. Io con la tastiera l'ho finito, Fred.
Beh, io mi sento un campione. No, te sei un, cioè, un campione però con una punta d'autismo, se devo essere proprio sincero. C'è cioè quel non so che di autismo che diceva. Ma in senso positivo, senso no, ma un autismo positivo, d'altronde. Sì. Io lo prendo in senso positivo, ovviamente. Un autismo che suona di complimento, diciamo. Certo, ma ovviamente. Opla. Non lo so. Dillo a me, parla a me di autismo come complimento. Walter ha appena scritto, ok, mi sono appena spariti i soldi dal portafoglio. All'improvviso. Ma sinceramente, come dice Northern Lion, sono molto d'accordo, come gameplay, diciamo, alla fine i Souls e Bloodborne, anche se hanno in comune gameplay in senso di mosse, ste cagate qui, il gameplay di Bloodborne, anche per la meccanica di colpisci, ti riprendi il sangue, che l'ho usata tipo i primi 10 minuti, poi fanculo. È molto aggressivo come gameplay, molto veloce. Sì, quello sì. I Dark Souls sono sempre stati molto più difensivi. Penso l'avversario, ci giro intorno con lo scudo su, ci sto lontano. Quello mollo per ricaricare la stamina, poi rimetto su, tutte queste cose che esattamente. Diciamo, Bloodborne era più arcade. Esatto, il 3 mi sembra quello. Cioè, mi sembra molto più realistico rispetto a Bloodborne che, beh, prendevi la cazzo di falce gigante e vai a fare. Sarebbe stato un pochino stupido, secondo me, fare un Dark Souls in stile Bloodborne. Sarebbe stato un po' anacronistico, secondo me. Tanto Dark Souls hanno uno stile diverso da Bloodborne, Non credo poi sarebbe stato ciò che l'utenza avrebbe preferito, sicuramente. Sì. Concordo. Anche la meccanica del parry, che vabbè, io sono scarso e non l'ho quasi mai usata, in Bloodborne era veramente un obbrobrio, cioè dovevi sparavi a caso e ogni tanto peccavi bene. Una et che mi osta, grazie. Quasi battuto il primo boss, si può fare benissimo, concordo. Lo so che si può fare, ho detto. Dark Souls per me è un Bloodborne con gli scudi, fine. No. A parte un po' che troppo semplicistico. Al massimo Bloodborne è un Dark Souls. È un Dark Souls senza scudi, in effetti. Se devo dire, Però va bene. Ma sì, andiamo da Kidir, che cazzo me ne frega. Si fa, non è difficile. Esatto, Walter mi capisce. Zweihander, scudo ciniero e si esce a comandare. Esattamente. Dark Souls è tattico. Sì, più che altro Dark Souls ti permetteva, all'opera di Bloodborne, di creare la tua combinazione di armi, armature, amuleti, anelli, magie e divertirti con quella. Bloodborne no, è l'arma più forte, usi quella. Sì, adesso sono curioso il fatto che hanno introdotto il mana, un pochino come... Ah, sì. Tra l'altro che gli attacchi speciali con alcuni tipi di armi consumano il mana, con tutte le armi. Ah, è che ogni arma poi ha il suo... Sì, set, minchia, io ho visto Lucigatana nuova. Cosa non è Lucigatana nuova? Mi fate ridere troppo, non Lucigatana, sappi. Lucigatana è veramente qualcosa di meraviglioso. Sembra un ballo, sembra. Ha l'attacco Yaito con la destrazione, che è veramente meraviglioso. C'è l'Alligalli e c'è Lucigatana. C'è Lucigatana. No, e comunque intendo la velocità, gli ambienti, eccetera, sono quelli di Bloodborne. Non sono d'accordo neanche su quello, sai. La velocità no, mica La velocità no. Mamma mia. Già sugli ambienti io ci ho visto un po' di Bloodborne, un pochino. Madonna, che danni stupidi però. Però è molto meno... diciamo che mentre Dark Souls era dark, come potrei dire, Bloodborne secondo me era molto... mi viene un termine, però è sbagliato. Mi viene noir, ma non è noir. Sì, ho capito. Molto più gotico. Grazie, gotico. Sì, può essere confuso con scuro, tenebroso, ma non è scuro e tenebroso. Il gotico, cioè, in Bloodborne, nella prima zona di Bloodborne, nella città di Yharnam, cazzo c'è il sole all'inizio. No, sì, però quello è comunque sì. Opprimente, comunque è in quel senso, sì. Opprimente il sole. Sì, 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 ma... ad esempio... che Majula, come cazzo si chiama? Sì, sì, ha tutto aperto. Ti fa respirare quella zona. Sì, perché sì, sì. Cioè, è quella la differenza fondamentale, secondo me, di stile tra il gotico e lo scuro. Però già ti dico, Dark Souls 3 secondo me un pochino qualcosa di gotico ce l'ha dentro. Purtroppo io per giudicare l'ambiente, le luci così, devo giocarci io. Ah, sì, quello sì. Perché senso. Vederlo, soprattutto perché YouTube scurisce un sacco. Vabbè, sì. E quindi devo proprio vederlo io di occhio. Giant Dead ritornerà, mi lo auguro.
lo devono far ritornare a Giant Jet. Ciao signor Nessuno, ma come ci si becca martedì e lunedì niente? E lunedì non vieni, nel signor Nessuno? Al gioco SS non ci sei. Mi diludi, signor Nessuno. Ma è un eroe lui, non toccatecelo. No, ma porca... No, è un magico, signor Nessuno. È un magico. È un magico. Magari è anche un eroe, che ne sai. Si può dare, probabile sia un eroe anche. Bisognerebbe fare poi la richiesta su Reddit. Chiedo alla gente chi è eroe, cosa deve... Deve darmi una prova provata via screenshot. Cazzo fai? Adesso hanno, però non so se vale anche per quelle vecchie, però hanno inserito il fatto che puoi vedere la chat. Sì, infatti per quelli vecchi, per quelli che si possono vedere, posso farlo a mano, ma meglio di no, soprattutto per il mio tempo vitale. Meglio sì, infatti se lo facciano loro. Se me lo chiedono, mi dicono guarda, ho lo screenshot, che ho la prova che... Giusto che state parlando un pochino di Dark Souls, perché a me stanno parlando un po' delle varie armi preferite, così. A voi piaceva la Claymore? No, non l'ho mai usata. No, non mi ricordo neanche quale fosse. Mai particolarmente la Claymore pensata. L'ha trovati sul ponte della Viverna gigante. Sì. E era quella specie di la classica spada bastarda, una mano e mezzo. Ah, forse sì. Il fatto che non mi ricordo una mazza di Dark Souls, nel senso, sono sempre stato un giocatore molto casual, che non è proprio il caso quel gioco. Dite quando morite, perché dicono che hanno bisogno del nostro inizio locale. Una quindicina di volte, perché sto facendo... Allora, io sono a... Faccio dopo. Io sto tenendo il conto. Sono a 1, 2... Ma io no, perché poi faccio il capitolo finale percorrendo tutti gli eredi. Faccio prima così, fretta. 15. 14, questa è la quindicesima. Quindi 14 morti. Mai provato la terra, che aveva di speciale? Aveva di speciale che faceva un botto di danni. Era veloce, cioè per essere una spada grossa come era, per la portata che aveva, era estremamente veloce. Era un po' meno veloce, era un po' molto estremamente più veloce della Zweihander, ma la portata era un po' meno. Secondo me era un ottimo compromesso. Non voglio usare una spada lunga normale, e però mica non voglio neanche la Zweihander della Madonna. Per carità. Sto prendendo troppe legnate, ma troppe. Da chiedere, non riesco a batterlo, addio. Troppa legnata. La troppa legnata. La grande botta, fra. La grande botta. Non ho visto quanto la troppa legnata, però. Mi piace. C'era una volta la grande botta. C'è una volta la troppa legnata, va bene anche così. Sì, dai, ci sta. Fagliela sentire. È stata la mia sensazione guardando un gameplay di 100 minuti. Si vedeva troppa velocità nei movimenti, molto stile Bloodborne. Sembrava quasi lo stesso motore grafico. E poi ci sono queste ordine che vanno in giro per i luoghi. E quello sì. Però dipende da chi hai visto giocare, nel senso. Sì, perché io mi sono Underlion ed è gioco come me quell'uomo. Lui è piano, lento, ma la maggior parte di quelli che hanno fatto. Quindi dipende da chi hai visto giocare, magari era uno molto 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 bravo che per essere corsa tutta e quindi... No, io di base di Souls, anche se poi magari riesco a lasciare le aree, la mia voglia, gli do con calma nel senso, mi diverte giocare piano piano. Ti piacerebbe, potresti quasi dire che ti piace giocare strategico? No. No. Io l'ho portata lì. Le parole in bocca, maledetto. L'ho buttata lì, poi sto sputtanando tutto, ci sto uscendo di testa. 1, 2, 3. La lama di una spada bastarda è 5,25 m. Sì. Mentre la spada a due mani no, sono morto 19 volte. Ma non è possibile che la spada bastarda sia 1,25 m. Quella bastarda esce con metro. Dai. Ora non facciamo punto al cazzismo D&Distico, per favore. No, era proprio per curiosità mia, perché dico, se pensa, una spada a due mani quanto poteva essere alta? Forse 1,50 m. Non lo so. Comunque, ricordiamo che stiamo parlando con qualcuno che ha cercato di calcolare la classe armatura dell'Imene. Esatto. Non è cercato. No, signor Nessuno, calcolare, chiedo scusa. Signor Nessuno, non facciamo il conto alla fine, anche perché saremo tipo a 100, ci vengono le palle grosse come un... non so. Lo faccio nel mentre, vieni.
No, vabbè, io lo faccio alla fine. Alla fine devi arrivare a 200, ci arrivi quando conti 200 morti, voglio vederti. Vabbè, allora ne ho già contate 19. Minchia. Tra l'altro, come curiosità, giusto? La prima volta che ho giocato Dark Souls, non avevo assolutamente idea che le armi servissero per le armi dei boss, che cazzo ne sapevo. E quindi io non ho mai avuto un'arma dei boss, giusto? No? Io l'ho fatto tutto con le spade base, fanculo. Furiosissimo. Cioè, le potenziavo, ovviamente non magiche, perché non ho mai capito anche lì come cazzo funzionasse. Prima lo porti a più 10, poi da più 10 puoi usare la cazzo di lastra speciale. No, più 10, più 15, va. Va, ancora. Voglio la mamma, continua ad asfaltarmi, cazzo di chi. Io cos'ho, paladino sì. Con... Ma Mac, anche te hai ucciso già il boss, eh? Nope. Ok. Voilà. Ma io mi sto livellando, poi vado lì, lo sdrumo e... Anche io dovrei, però mi so... Ma sono sentito. Ma mi sta uccidendo, mi sta facendo fare 15 morti, perché... Ogni volta arriva un pelo dalla sua morte e poi mi ammazza. Cioè, l'hai preso lo scatto? Oh sì, la scivolata, diciamo. Quando ti fa l'attacco, quello circolare... Sì. Tu segui l'onda. No, ma quello circolare non è un problema, sono quelli a coppie che ti fa... Quelli a coppie, cerca di stare sotto la piattaforma e con, sì, con le freccine destra e sinistra, non con analogico, perché con le freccine sei più preciso. Destra e sinistra, piano piano ti sposti avanti e indietro, non con lo scatto, perché ti manda a puttane. Tac, 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 al massimo ne salti uno ogni tanto. E così l'ho fatto proprio tranquillissimo. Vabbè. Era l'attacco circolare che ogni tanto mi prendevo. No, l'attacco circolare con lo scatto è una porcata, nel senso che riesci a evitarlo, tranquillirlo. No, ho preso le spine. Con lo scatto sono finito le spine. Adesso è la volta buona, me lo sento. Morto. Era giapponese, Mac, quindi credo che tu abbia ragione, vedi? Ora forse è quello che ha visto giocare a Dark Souls 2 era giapponese, quindi... Vabbè, adesso questo è un po' razzista, però dire che tutti gli asiatici sono bravi del gioco. Disse quelli col titolo di coreano, no? Vabbè. Ovviamente scherzo, sono solo bravi videogiochi. Sono capaci solo a quelli. Come potrei dire, è notorio. Ma cazzo ridi. Ma porca. Si chiama bastarda con la spada che può essere impugnata sia una mano che una mano e mezza. Definita bastarda proprio perché non è di mezzo tra una spada normale e una spada. Potete un attimo spiegare come si può impugnare una spada a una mano e mezza? Una mano e mezza vuol dire che la puoi usare sia una mano che due mani. Perché tecnicamente puoi usarla sia una mano e non è troppo pesante, sia due mani e non è troppo leggera per la spada a due mani. Ma come? Non si può parlare, non... allora dire direttamente una mano e mezza e basta, allora. Ma infatti dice una mano e mezza. Ok. In realtà si stanno continuando a scambiare le build, la più bella build di Dark Souls secondo loro, continuano a scriverne a centinaia in chat. No, perché? Vai full level. No, usa la maschera del figlio, rigenera, continuano a scrivere. Grandissimo. Grandissimi, ma non fatelo mai più, no, scherzo. Sono come noi quando partiamo nel Lego Talk, che perdiamo un argomento e poi partiamo per tipo mezz'ora a parlare di cazzate. Ma sì, ma perché bisognerebbe sempre far così? Perché non lo facciamo... Morto! Morto! Sì! Non lo facciamo mai abbastanza spesso. Hai visto? Destra e sinistra? No, non l'ho mai fatto, è che ha fatto solo attacchi circolari stavolta, avevo lo shinobi, ecco. L'ho asfaltato. Allora. Ma ha aumentato solo gli MP, ma bella merda. Anche a me mi ha dato 3 gemme dell'MP, porca puttana. No, a me 2 e 1 del peso. Solo che ho usato l'architetto, quindi non mi ha dato un cazzo di denaro. Ma che faccio? Vado a destra. Ok, ora che mi sono un po' farmato, adesso vado anche io.